Nata da piccola, a 53 anni cerca i genitori biologici originari di Chioggia. Rosanna è nata a Chioggia il 21 maggio del 63 e fin dalle più tenere età è stata adottata, dopo aver trascorso i primi 7 mesi di vita nell'Istituto Santa Maria della Pietà a Venezia. Oggi che ha 53 anni cerca di saperne di più riguardo la sua nascita, magari conoscere i genitori o eventuali fratelli rimasti a Chioggia. Faccio appello a quanti possano sapere o pensare di sapere qualcosa, che siano parenti della famiglia di origine o assistenti sociali, operatori sanitari, parrocchiani. Rosanna ringrazia in anticipo e con riconoscenza chi le potesse essere utile in questa sua ricerca di una parte della propria identità. Bocconi avvelenati. La situazione di cui siamo a conoscenza e abbiamo verificato è la seguente. Almeno due proprietari di cani hanno portato le loro bestiole presso un veterinario ieri sera. Sono stati ritrovati dei bocconi in località Calino e a Sant'Anna. I bocconi erano formati da dei pezzettini di Wurster al cui interno c'erano una sostanza. Ricordiamo che per poter avere la sicurezza che sia si tratti di una sostanza tossica dovrebbero essere portati all'Istituto Zooprofilattico di Padova, dove in seguito agli esami possono capire se si tratta di sostanze tossiche o meno. Se sono sostanze tossiche scatta la denuncia d'ufficio e quindi le successive indagini. C'è notizia di un terzo cane che sia stato avvelenato, ma la notizia non c'è confermata ufficialmente. Questa è la situazione che sappiamo noi alle ore 12. Furto a Itecia sottomarina. Brutta sorpresa purtroppo per gli atleti del gruppo ASD Marathon Cavalli Marini, impegnati ieri sera come ogni giovedì nell'allenamento settimanale. Molte loro auto, parcheggiate in Piazza Europa sottomarina, sono state svaligiate senza segni di effrazione, a parte una. Probabilmente i ladri si sono serviti di qualche apparecchio tecnologicamente avanzato. Sembra, ma non è certo, che ci siano state segnalazioni che hanno visto allontanarsi i possibili autori del misfatto verso la spiaggia. Le vittime hanno presentato denuncia ai carabinieri di sottomarina, nella speranza di ricevere testimonianze dirette e si spera che qualcuno abbia visto qualcosa da qualche telecamera esterna. Ha partecipato anche il sindaco dei ragazzi, Davide Destro, alle celebrazioni per il giorno del ricordo, questa mattina al Corso del Popolo e poi alla Isola dell'Unione, dove è stata affissa anni fa una targa in ricordo dei martiri delle foibe istriane, giuliane e dalmate. La presenza del sindaco dei ragazzi è stata particolarmente notata anche in virtù delle polemiche che ne hanno accompagnato invece l'assenza durante i giorni della celebrazione per la giornata della memoria e le altre precedenti iniziative dall'autunno scorso. Dopo il discorso del sindaco Alessandro Ferro, l'alzabandiera e la corona apposta al monumento dei caduti, la comitiva con le associazioni d'arma si è diretta appunto all'Isola dell'Unione, dove ha sostato per pochi minuti davanti alla targa che ricorda appunto i martiri delle foibe e un delegato ha anche letto un commovente messaggio in ricordo appunto di questa tragedia.